È successo che mesi fa avevo fatto delle critiche a mezzo social all'organizzazione della Proloco e le facevo senza però realmente conoscere il lavoro che c'è dietro una Proloco come quella di Pinerolo. E i giorni a seguire a queste mie critiche il direttivo della Proloco mi ha raggiunto il negozio e non solo mi ha spiegato esattamente poi cosa è successo piuttosto che arrabbiarsi con me, ma mi ha invitato a collaborare con loro per quello che riguarda il comparto musicale, diciamo come direttore artistico degli eventi Proloco. Io ho accettato di buon grado perché Pinerolo è la città in cui vivo, la città che io amo, che mi ha dato praticamente tutto quello che io sono. E quindi il 25 novembre sono stato nominato dalla Proloco con una delega esterna per quello che riguarda la musica, cioè una delega esterna come direttore musicale, diciamo, un direttore artistico. Da lì è partito il mio primo incarico, diciamo, è stato quello di caricare in una chiavetta USB 8 ore di musica da trasmettere in filo di fusione per le casse che sono state distribuite qui intorno al centro storico che questa amministrazione, ma anche quella precedente che poi la stessa, avevano piazzato. Io lì mi sono mosso prima di tutto sul mio gusto personale, quindi ho messo Battiato, Dalla e altri. Ma la cosa che mi è piaciuta fare è stata quella di inserire in questa playlist musicale gli indipendenti del territorio, che sono, prima di tutto, molti sono anche miei clienti, sono amici, mi portano i loro CD a vendere nel mio negozio, che io vendo veramente a titolo gratuito e li vendo veramente molto volentieri, e mi piaceva in questo modo far conoscere anche ai pinerolesi, di passaggio, una parte di artisti di Pinerolo che magari non si conoscono, oltre gli Africa Unite, che comunque nella playlist ci sono. Tutto qua.